dare dei vantaggi? Dunque, premessa indispensabile è la necessità assoluta che il medico si aggiorni. Lo debbono fare tutti i professionisti, ma per i medici questa è un'esigenza vitale. Oggi è pressoché impossibile che il singolo medico si aggiorni abbonandosi alle varie riviste, per un problema anche economico, perché sono riviste che costano moltissimo, ma c'è anche un problema di tempo. La biblioteca virtuale è questa. L'ordine si collega con le banche dati internazionali che gestiscono un po' tutte le riviste scientifiche, le più accreditate, siamo nell'ordine delle migliaia. Ebbene, il medico, collegandosi direttamente con il portale dell'ordinaria riservata, ha la possibilità di consultare qualunque rivista le occorra su qualunque argomento clinico, stabilendo per esempio problemi di diagnosi, di terapia, sempre con l'aggiornamento all'ultimo punto, all'ultimo momento. Capite che questo consente al medico a casa sua di poter avere un aggiornamento costante che, ripeto, è un'esigenza fondamentale. Non potrebbe farlo individualmente, perché anche se l'aggiornamento è previsto nei contratti, per esempio, degli ospedalieri, dei medici di medicina generale a carico delle ASL, con i tempi che corrono, questa è solo poesia, non lo fanno. Allora il medico lo deve fare da solo non può farlo. Questo è uno strumento indispensabile, fondamentale per garantire questo aggiornamento. Presidente, ieri migliaia di studenti hanno partecipato, hanno provato insomma ad entrare nella facoltà di medicina di Salerno. Migliaia di studenti, segno che insomma è una professione ambita. Questa, secondo lei, come sta funzionando la facoltà? Che sia una professione ambita rallegra un po' tutti, perché oggi il medico non è più come una volta una professione che dà un alto, come dire, un carattere di socialità, anche redditi piuttosto elevati. È una professione molto molto dispendiosa, molto molto traumatizzante per chi l'esercita. Sapere che ci sono tanti giovani che affrontano questo è motivo di soddisfazione. La facoltà di medicina di Salerno ha registrato negli ultimi tempi una crescita costante. Non possiamo esserne ancora pienamente soddisfatti, però vi sono tutte le premesse per un rilancio in grande, e questo certamente la venuta del dottor Vigiani credo che sia un momento molto importante per consentire agli universitari e agli ospedalieri, perché debbono farlo insieme, questo, di procedere in questa evoluzione positiva di cui ce ne sono ormai i segni inconfondibili. Ecco, la richiesta di accesso ai test ha superato i 1.400, ma i posti disponibili ovviamente sono notevolmente ridotti. Questa è un'annosa questione che riguarda i metodi di selezione da parte degli studenti. Il metodo dei quiz non entusiasma nessuno, ma bisogna essere chiari, non è possibile garantire l'iscrizione alla facoltà di medicina di tutti quelli che ne fanno richiesta, perché è impossibile garantire una normale didattica. Basta vedere alle aule come si fa a mettere in un'aula migliaia di persone. Allora, oggi è un metodo purtroppo non sostituibile. So che al Ministero, anche con il concorso di altre forze culturali, si stanno studiando metodi alternativi, ma credo che per qualche anno questa procedura rimarrà tale e quale. Virtuale, questo permetterà ai medici di aggiornarsi praticamente in senso reale, in modo molto più semplice? Sicuramente, è un'iniziativa, penso, che vada molto al di là di quello che possono essere i termini in questo momento di cui parliamo, perché apre la possibilità per tutti i nostri colleghi medici di poter, diciamo, direttamente approvvigionarsi alla cosiddetta fonte del sapere. Per noi è importante in ogni momento poter disporre di riferimenti, ovviamente, rappresentati dalla letteratura e da tutto ciò che produce la letteratura medica, nella nostra sia volontà, se c'è, e in molti medici è presente la volontà di fare ricerca pura, ma anche e soprattutto per i nostri colleghi che vogliono trovare idonea documentazione nella loro attività pratica giornaliera.
Questa particolare forma di contratto che noi abbiamo stipulato, al di là di mettere a disposizione le varie riviste scientifiche le più importanti al mondo e quindi tutti i vari articoli in essi contenuti che sono migliaia, ha un'altra particolarità che praticamente permette attraverso un meccanismo che è ben spiegato nella procedura poi di ingresso all'interno di questa biblioteca virtuale di poter selezionare il materiale che è messo a disposizione in funzione di quelle che sono le proprie in questo momento esigenze operative. Faccio per dire un esempio, cioè se io intendo apprendere il miglior tipo di cura nell'infarto, selezionerò nel campo terapia infartuale e mi usciranno tutte le modalità operative che sono presenti oggi in letteratura, ma soprattutto quelle e unicamente quelle che sono collegate all'evidence based medicine, cioè alle evidenze cliniche, per cui diciamo è il prodotto migliore disponibile.